Sensazione unica per il Milan dei record, sempre capolista dal novembre dell'anno scorso. Da questa sera, infatti, i campioni d'Italia diventano inseguitori, mentre l'opposizione si insedia compatta al comando della classifica. A Cagliari i rossoneri, per la prima volta nella stagione alla luce del sole e non sotto i riflettori, pagano inevitabilmente le assenze di Maldini, Desailly, Savicevic e Simone. E stavolta non bastano il cuore e i polmoni di Ruud Gullit a mascherarle. Io mi aspettavo tutti questi problemi, non aspettavo di avere tanti fortuni, soprattutto della gente che da quando è tornata, diciamo, dalle vacanze, perché se dico dei mondiali qualcuno si arrabbia, purtroppo hanno una condizione piuttosto relativa. Sappiamo che non siamo in ottima forma, sappiamo anche i perché, e adesso dobbiamo soltanto limitare i danni. Capello affianca all'olandese Stroppa, ma dopo un paio di tentativi appena abbozzati, Gullit preferisce il fai da te. Sul lancio di Albertini, stoppa di sinistro e gira di destro come da manuale, per il suo 51esimo gol in 150 partite di Serie A. Il Cagliari sembra subito domato, Oliveira e Valdés troppo distanti tra loro per far scoccare la scintilla, e la calda estate sarda, che ha consigliato il mare alla metà dei tifosi rossoblù, invoglia il titic titoc. Ma al 35esimo, sul tiro di Allegri, Rossi, forse tradito dal rimbalzo, si limita alla risposta in bagher. Allegri ci riprova servendo Deli Valdés, che in sforbiciata e in fuorigioco non perdona. 1-1, e il Milan, perforato al primo assalto, comincia improvvisamente ad accusare il caldo e le assenze, alle quali si aggiunge anche quella di Costa Curta, provvidenziale in più di un'occasione, che al quinto della ripresa abbandona per una distrazione al bicipite femorale. Capello prova ad affiancare a Gullit prima Boban e poi Lentini, subentrato a Orlando, ma il mestiere di punta non si improvvisa e Fiori non corre più pericoli fino al termine. Al contrario del Cagliari non abbiamo creato nessuna azione pericolosa, per cui questa è la mia analisi della gara, che vede un Milan nella ripresa soccombere davanti al Cagliari. Il Cagliari infatti si trasforma e gli impacciati tentativi del primo tempo diventano nella ripresa assalti alla baionetta. Suona la carica Napoli, cogliendo la traversa dopo un pauroso buco di Panucci. Oliveira abbandona la fascia destra e si avvicina a Valdés. La scintilla ora scocca e Rossi rischia di essere incenerito in almeno tre occasioni, ma la difesa rossonera, sorpresa in velocità, riesce sempre a scamparla, e quella che sembrava una vittoria mancata diventa per il Milan un punto guadagnato, con un doveroso biglietto di ringraziamenti per gli attaccanti rossoblù. Rimpianti non aver segnato almeno un gol in più del Milan, visto che c'era capitato diverse occasioni. Non soddisfatto con il risultato, perché credo che il Cagliari è stato un po' più vicino alla vittoria, ma non si può dire che ha stato una differenza abismale, e credo che il pareggio è un risultato giusto in termini generali.